Buon pomeriggio a tutti da Monica, saluto grande da Cartomanti Europei. Siamo qui in diretta a Facebook, chiamate, le linee sono libere, telefonate in diretta al numero 0773 4935 26, per consulti gratis qui in diretta ora via Facebook. Ripeto un attimo il numero, chiamate adesso, le linee sono libere, 0773 4935 26, per avere consulti con me in privato lo 0773 4935 25. Ripeto un attimo il numero, le linee sono libere, lo 0773 4935 26. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao Monica, sono Giulia. Giulia? Sì. Ciao Giulia, ben arrivata in linea. Giulia, ci possiamo dare del tu? Certo, ovvio. Grazie. Quanti anni hai, Giulia? Ho 43 anni. Il tuo segno zodiacale? Gemelli. Gemelli. Dimmi, ecco, tutto, tesoro. Volevo sapere in amore come andrà la mia vita, insomma. C'è già un lui, Giulia? C'era, ma adesso non c'è. Ok. Allora, vediamo, sfera sentimentale, Giulia. Sì. Concentrata bene bene, Giulia. Non incrociare nulla. Vediamo, no. Sfera sentimentale, se ci sono novità per te. Sì. Ok. Quando sei pronta, tesoro, dammi lo stop. Ok, stop. Sinistra, centro, destra, Giulia? Destra. Ok. Da 1 a 7 carte, tesoro? 5. Te le sto aprendo, Giulia? Sì. Ascolta, Giulia. Diciamo che ancora attualmente porti addosso un po' di quella cicatrice del passato, Giulia. Però lasciamo stare un attimo al passato, guardiamo oltre, Giulia. Ascoltami, tu mi hai detto che non c'è nessuno ancora nella tua vita, eh? No. A breve ci sono contatti verso di te da un uomo, la carta dell'Imeneo. Questa è una carta molto importante, tesoro, è un incontro in quattro mura, potrebbe essere un locale, un ristorante, un bar, però è in quattro mura. Questo uomo vorrebbe subito un trionfo con te. Già dal primo momento che ti vede, lo colpisci e vorrebbe una presa con te. Ma questo uomo già lo conosco oppure? Allora, questo uomo è una nuova conoscenza, non mi viene la carta sotto forma di amico o un conoscente, no, è una nuova conoscenza. Ti ho detto all'inizio, mi hai detto che non c'è ancora nessuno nella tua vita, però io già c'è una stesura, un tempo specifico non te lo posso dare, però certo. A me già mi escono contatti in arrivo per te, nuova conoscenza. Diciamo che questo uomo è anche un bravo uomo, che perché mi dà anche la carta del Gran Signore, in questo caso è una protezione verso di te. Lui quando si innamora, è un uomo fedele e anche libero. Giulia, è già questo, è bello. Ecco, è un uomo libero che comunque sa amare, Giulia. Tra un pochino, se ancora, ti ripeto, non l'hai conosciuto, perché già mi esce in stesura, quindi dovrebbe essere a breve, Va bene, tesoro? Grazie. Grazie a te, Giulia. Ciao, un bacio. Le linee sono libere. Chiamate ora, telefonate in diretta al numero 0773 4935 26. Buon pomeriggio, sono Monica.
Buon pomeriggio Monica, io sono Antonia. Ciao Antonia, ben arrivata in Ciao, linea. Ci possiamo grazie. dare del tu, Antonia? Come no? Ok. Sicuramente sì, Quanti anni hai? Il sicuramente. 57. tuo segno zodiacale? Acquario. Acquario. Dimmi tutto, Antonia, come ti posso essere utile? Voglio sapere se riceverò notizie da una persona nelle prossime 2 o 3 settimane. Allora, facciamo questa domanda. Intanto, come si chiama questa persona? Ti do le iniziali, L di Livorno, Ok. Quanti anni ha? 46 ed è della Vergine. Vergine. Ascolta. Tesoro, segui me, eh. Sì. Metti in mente questo uomo. Ok? Facciamo la domanda alle carte. Le carte, ripeto sempre, non hanno un tempo, però facciamo questa domanda alle carte. Tanto se ci sono contatti, escono, ok? Pensa a questo uomo, visualizzalo davanti ai tuoi occhi, in modo che lo posso vedere io. Ok. Non incrociare nulla. No. Dammi uno stop, tesoro, quando vuoi. Ok, stop. Sinistra, centro, destra, Centro. centro. Da 1 a 7 carte, tesoro. 5. Te le sto aprendo, eh. Da quanto tempo non senti questo uomo, tesoro? Un bel po', È un un bel po'. pochino, eh. Però Sì. hai comunque controllo social. Sì. Tu devi sapere che il controllo social, come ce l'hai te, ce l'ha anche lui, eh? Lui verso di te. Ah. Sì, tesoro, io qua, in questa stesura, i contatti ci sono, però devi aspettare un pochino, eh? Anche perché non ci sono solo contatti, c'è anche un suo cambio di posizione verso di te. Tesoro, tu questo uomo l'hai visto fuggire? Sono successe un bel po' di cose, situazioni incresciose, antipatiche, Sì, e quindi ci siamo anche allontanati. perché tesoro c'è un po' di squilibrio tra di voi, però ascoltami, io qui in stesura come ho aperto le carte, oltre ai contatti, lui verso di te, mi è venuta la carta del controllo social, questo è ambite due le parti, però c'è anche un ritorno, Un ritorno proprio di tipo sentimentale? sì, sfera sentimentale, eccola qua, carta di cambiamento di posizione, nel essere sparito lui torna con contatti e vorrebbe anche un incontro, eh. Io te lo dico, attenzione a quello che ti sto dicendo, eh. Lui torna però libero arbitrio per te, perché deve constatare la tua porta del cuore com'è, sia aperta, socchiusa o chiusa. Quindi se voglio che torni mi devo dimostrare aperta. Libero arbitrio, dipende te che decisione poi prendi, eh. Io qui la vedo aperta. Aspetta Sì. che ti contatta e poi Mi decidi. regolo. Però Ok. torna con buoni presupposti, eh? Quindi già da questo apri la porta. Gliela devo aprire. Apri, apri. Ok. Ascolterò il tuo consiglio. Ciao amore, un Ok, bacio. grazie, Ciao. grazie mille. Buona Grazie a te, giornata, ciao. 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 Ripeto un attimo, le linee sono libere. Telefonate in diretta al numero 0773 493526. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao Monica Manuela. Ciao, Ciao Manuela. ascolta, allora io volevo sapere se finalmente nascerà questa storia tra me e Fabio. Allora, Manuela, Fabio. Toro, sì. Allora, Manuela, quanti anni hai te? Allora, io ho 40. Il tuo segno? Oro. Toro. Fabio?
48 gemelli. Gemelli. Manuela, molto concentrata, sì. Non incrociare nulla, visualizza no. Fabio, bene bene. Faccio la domanda alle carte. Manuela, sì. Chiedo alle carte se tra te e Fabio nascerà questa storia a 360 gradi, Manuela. Sì. Ok. Manuela, pensa bene bene a Fabio. È possibile che ancora non ce l'hai in mente, Manuela, eh? Mm-hmm. Vai, Manuela, dammi lo stop. Stop. Ok. Sinistra, centro, destra. Sinistra. Da 1 a 7. 5. Ok. Te le sto prendo, Manuela. Grazie. Grazie a te, amore. Manuela, adesso fa un po' tribolare Fabio, eh? Un pochino, non è ma... la prima volta che ci sentiamo. Io attualmente, Manuela, non ricordo, però vedo le carte davanti, tesoro, eh? Si sta facendo un po'... Però, ti dico questo, dallo squilibrio che lui, diciamo, attualmente ha, perché te le sto aprendo adesso, però vedo anche da un pochino, dallo squilibrio passerà al cambiamento. Il cambiamento è l'amante amoroso sotto casa. Questa carta, in questo caso, che va a spiegarti che lui cercherà in te di riprendere un po' la fiducia che ti manca. Tu adesso, diciamo, come fiducia stai un po' traballante, eh? Se vuoi dire che sei andata a fare le vacanze un po'. Ecco, lei. Però ti dico questo, amante amoroso sotto casa, in sorpresa lui ti dimostra un qualcosa che simboleggia proprio questo, il sentimento, Manuela. Manuela, io ti dico che Fabio fondamentalmente prova amore, non sto esagerando, eh? Prova sì, amore. L'ho detto anche l'altra volta. Non ricordo, Manuela, perdono, però io ho queste carte davanti, ti dico non gettare la spugna, Manuela. C'è una relazione a 360 gradi e c'è anche la casa. Eccola sì, qua. Ma la vedi a breve questa, tra virgolette, sorpresa? Diciamo che un tempo di tesoro con le carte non lo possiamo dare perché non esiste. Però non dico, cioè vicino, lontano, devo ancora aspettare o è una cosa... Non gettare la spugna, Manuela. Uh-huh. Non gettare la spugna, tesoro. Fidati da quello che avevo davanti, eh? Sì. Ti voglio bene, Manuela. Grazie mille. Ciao, amore. Ciao, ciao. Ciao. Le linee sono libere, telefonate in diretta al numero 0773 493526. Buon pomeriggio, sono Monica. Buon pomeriggio, sono Cristiana. Ciao Cristiana. Ciao. Quanti anni hai, Cristiana? 50. 50. Il tuo segno zodiacale? Ariete. Ariete. Dimmi tutto, come ti posso aiutare? Vedi se ci sarà un amore per me? Sono sola. Sfera sentimentale. Ok. Cristiana, molto concentrata. Ti comincio a mischiare le carte. Faccio la domanda alle carte. Per Cristiana c'è un amore che la rende felice? In questo caso amore che ti renda felice? Cosa rispondono le carte? Cristiana, dammi uno stop, non incrociare nulla. Stop. Sinistra, centro, destra. Sinistra. Da 1 a 7 carte. Sì.
Cristiana, questo uomo, secondo la mia stesura, io ce l'ho già in stesura, eh? Eccolo qua. Se non l'hai già incontrato, non ti dico un tempo, però non devi aspettare poi molto, eh? Perché a me viene già tutto in stesura. Questo è l'incontro. Lui con il pensiero concentrato verso di te, perché dovrebbe, in questo caso, questo uomo tesoro, te ti stai mettendo in gioco per, diciamo, amare di nuovo, ok? Perché vedo che qua hai avuto un bel ferimento, dall'uomo precedente. L'hai visto fuggire. È un bell'incontro, tesoro. È un bell'incontro. Nasce un qualcosa tra di voi, però devi essere pronta te, Cristiana. Devo essere? Devi essere pronta te Ah, ok. ad avere relazione, perché in questo caso sei pronta, però è possibile che anche quando incontri lui ti tiri un po' indietro, fa un po'. In questo caso te altalenanza, però questa storia c'è. È pure bella, quindi Cristiana, un bacione grande grande. Pure a te, ciao Ciao cara. Cristiana, ciao. Ciao. Le linee sono libere, telefonate in diretta al numero 0773 493526 per consulti gratis, qui in diretta a Facebook con me. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao Buongiorno Monica, io sono Beatrice, Beatrice. sono del Cancro e ti volevo chiedere se nei prossimi mesi farò un nuovo incontro, però un incontro bello, non di quei soliti incontri, diciamo, del momento, oppure di persone che ti possono dare ben poco. Ok, Beatrice, quanti anni hai? 45 anni. 45, il tuo segno Sì, toro mi hai purtroppo. detto? Cancro. Cancro, scusami, avevo capito male. No, no, Cancro. figurati. Allora, Beatrice, faccio questa domanda alle carte, eh? Molto concentrata. Infatti. Beatrice, un nuovo incontro. Chiediamo alle carte. C'è un nuovo incontro con un uomo che la rende, Beatrice, felice. Concentrata bene bene. Non incrociare nulla, Beatrice. Dammi uno No, stop. Ok. Sinistra, centro-destra, Beatrice. centro Centro. Da 1 a 7. due. Beatrice, ascolta, Sì, ascolta. io un tempo non te lo posso dare, perché le carte sono andate senza un tempo, però risolleva un po' l'umore, Infatti, eh? Ecco, si sì, nota. si nota e si vede, eh? Però in questo caso ti dico risolleva un po' l'umore, un po' per tutto. Ho capito. Ci siamo capite, Beatrice? Un po' per Capito. tutto, ok? Io ho capito. Ok. Tesoro, questo uomo, eccolo qua. Ce l'ho davanti ai miei occhi. Pensiero concentrato verso di te. Se non l'hai incontrato, ho detto un tempo, non te lo posso dare, però già mi esce tutto in stesura. Eccolo qui. Questo uomo lo incontri in quattro mura, eh? È un insieme di persone. Sì, già me l'ho detto parecchi mesi fa, quindi che lo mandavo Io, per caso. Beatrice, guarda, attualmente non ricordo di aver parlato con Ma te, sì, infatti lui. Ho capito. però in questo caso sto vedendo ora.
Questa è tenuta stante. Tempistica aperta. Tesoro, questo uomo sta per arrivare. C'è anche il messaggero, eh? Il messaggero in questo caso significa questo, che questo uomo ti prende con serietà. Quindi comunque è un uomo di fiducia, un uomo che viene verso di te sincero, fedele. Il messaggero è un parlare insieme del tuo vivere, del tuo passato, e anche lui Infatti. ti dirà il suo tesoro. Dovrebbe essere separato, Vabbè, senti, ma lui, siccome io vivo una situazione un po' particolare, lui capirà la mia situazione senza scendere dei particolari. Sai che a guarda. volte in base alle situazioni del passato, non tutti gli uomini, però proprio per le Sì. situazioni passate, allora si voglio prendere un po' di confidenza. Ho sbagliato. Ascolta Beatrice, io ho fatto tesoro, Ma... le carte rispondono alla domanda specifica, poi che Ho facciamo? capito. Io ti dico che Va questo bene. uomo è un uomo che viene con fedeltà, quindi è Va sincero bene. e capirà la situazione, Beatrice. Fidati, fidati di quello che ho davanti, eh? Quindi se mi dovessi dare un tempo, non ce l'hai, perché pure l'altra volta che il tempo è difficile Il da tempo, valutare. le carte non lo danno perché non ce l'hanno, però io avendo tutto in stesura ti dico non gettare la spugna. Aspetta, sta per Va arrivare. bene. Un Ti bacio, ringrazio. un Ti farò bacio sapere. Beatrice. Ciao, bella. Ciao tesoro, ciao. Ciao, ciao. Le linee sono libere, telefonate in diretta al numero 0773 4935 26. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao Ciao tesoro, buon pomeriggio a te e a tutti, Antonella tesoro. Antonella. Bella la magliettina, mi piace, dai. Come va? Grazie. Bene, bene. Ok, Antonella, dai. quanti Io anni hai, tesoro? ho 47, Acquario, e lui Antonino, 41, Bilancia. Vedi se Antonino. si fa ripresa definitiva. Antonella, la domanda alle carte. Fammela tu per me. Aspetta. C'è stato qualche contatto in più e io gli ho chiesto, come ho seguito il tuo consiglio, gli ho chiesto di vederti, ho detto, che faccio? Decidiamo a prenderci sto caffè per parlare. Vesti, certo che sì. Ok, Comunque, vediamo confrontarsi Antonino verso di te. non va. Bravo. In Ok, 3 giorni mi ha fatto due telefonate. vediamo. Metti in mente bene bene Antonino. Oh, ce l'ho in mente, mo come parli te, a prescindere. Dammi uno stop, Antonella. Te l'ho detto che è nel Lazio anche lui, perciò. Dammi uno stop, Stop. amo. Ok, sinistra. Centro-destra. Sinistra. Tu mi avevi detto che c'era un tuo ritorno comunque. Adesso vediamo, da 1 a 7. Sette. Sperando che non c'è quell'ex che rompe le palle. Allora, ascolta Antonella. Dimmi. Guarda che qui si possono vedere anche le carte, eh? Quindi ascoltami, dopo un po' tra le righe questo dispiacere che tu hai, perché è dovuto a lui nella sua altalenanza, Sì. tormenti un po', io direi un po' troppo, perché? Perché c'è stanza intimità colorata, questa è stanza, non fate scusa, però... Non è sesso, ma è amore. Va bene. Quando meno te l'aspetti, arrivano contatti. Eccoli qua. Lui Sì. vuole una ripresa. Non ho detto vorrebbe, magari una... No, lui vuole una ripresa con te. Eccola qua. C'è un Ok. incontro in allegrezza nel cuore. Questo incontro, diciamo, lui lo vuole, lo vorrebbe. Per stare con te in armonia, non con fuochi, quindi fallo questo incontro, perché Ma tanto comunque quando me lo c'hai, vedi l'incontro? lo vedo in stesura, già ce l'ho,
ho anche contatti verso di te. Contatti sono continuativi, eh. Quando meno te l'aspetti, te lo chiede tesoro, eh. Quindi accetta questo incontro. Io sono portatrice delle carte, eh. Accettalo perché è un bell'incontro. Eccolo qua. Sì, infatti io mi sono fatta vedere, non ho rinfacciato il passato, quello che è successo, no? No, In queste tesoro, due rimuovi, chiamate. vai avanti, perché Brava, in se... queste due chiamate mi sono fatta vedere molto tranquilla, Brava. allegra, ridendo, scherzando, ho detto sono una con la vecchietta in giro al lavoro e mandami dei No. video, mandami delle foto e l'ho fatto, ho puttanato quella e Lo gliel'ho vedi? mandata. Lo vedi più presente? Sì. Continuerà sempre ad esserlo di più presente. Te l'ho L'ho detto sentito prima. molto più geloso comunque, Monica. È geloso, sì, molto, molto tesoro, eh? Amore, quando Mi vuoi. mancava, te lo giuro, mi è Lo so. tornato come era l'uomo che era 6 mesi fa. Lo so, tesoro, stai riconoscendo l'uomo che ti sei innamorata, eh? Sì. Antonino, sta ritornando quell'uomo dove tu ti sei innamorata, non l'uomo con un piede dentro e un piede fuori dal rapporto, no. Lui con un piede, passetto per passetto, sta ritornando nella tua vita. E io Sì. sono contenta di dirtelo, eh? Ma io Poi sono felice che tu me lo dici, tu e gli avrai altri siete bravi. riscontri. Poi avrai riscontri. Ma la chiamata telefonica è lontano, Monica? No, ce l'ho in stesura, tesoro. Aspettala. Aspettala. Ok. Un bacio grande, amore. Comunque l'altra sera sono rimasta, sai cosa, tesoro, amore mio, poi ti chiamo con calma come non lavoro, che gli ho detto, mi ha detto salutami la signora. Ok, sono contenta amore, un bacione. Ripeto un Un attimo il bacione, numero per chiamare in privato, lo 0773 493525. Le linee sono libere. 0773 493526. Buon pomeriggio, sono Monica. Monica, sono Erika, buongiorno. Ciao Erika, buongiorno. Erika, quanti anni hai? 21 e sono dello Scorpione. 21? Erika, 21? Sì, 21. Ok, Scorpione. Sì. Dimmi tutto, amore, come ti posso aiutare? Volevo vedere la sfera sentimentale nei prossimi mesi, cioè fino a che riesci a vedere tu. Vediamo, Erika. Sono single. Ok. Erika, molto concentrata. Ti sto cominciando a mischiare le carte. Non incrociare nulla. Vediamo, sfera sentimentale, dove posso arrivare io con le carte, eh? Dammi uno stop. Stop. Ok. Sinistra, centro, destra. Destra. Da 1 a 7, che delusione ha avuto Erika? Sette. Erika, che delusione hai Amore. avuto? Sì, breve, eh? È successo poco fa, eh? Sì. Eccolo Sono qua. 6 mesi, 5-6 mesi. Ancora te lo porti dentro, eh? Però, l'hai visto fuggire, Erika? Sì, era sfuggente, era spaventante. Ascolta, io ho l'uomo del passato che potrebbe anche ritornare, però c'ho anche l'uomo del futuro, eccolo qua. Tesoro, Cupido in carta di cuori. Sta per arrivare questo ragazzo, il ragazzo che ti sa amare. Eccolo qua. Quello di prima ti sapeva amare a modo suo, però questo ti sa amare proprio a 360 gradi, Erika. C'è il Questo è vero. messaggero, amante, aspetta, messaggero, amante amoroso sotto casa. Lui sta venendo già verso di te, Erika. Eccolo qua. Non devi aspettare molto, un tempo non te lo posso dare, però non dobbiamo aspettare i panettoni. Assolutamente no. Tesoro, manda un bel sorriso. Eh? Perché sei un Grazie. po' attesa?
amore. No, è anche molto fedele, eh? Eccolo qua. Questa persona che sta per arrivare. Sì, non la conosci? Non la conosco ancora. Ho No. capito. E quindi diciamo si ripresenta pure l'ex. C'è anche un ritorno dell'ex, sì. No. Ma cioè in amicizia o Vorrebbe amore, riprendere diciamo, tornare insieme a me. un po' il rapporto con te. Però Perché ogni tanto mi scrive, ma sporadicamente. lo so che ti scrive Erika, per quello che ho detto, c'è un ritorno del tuo ex che già è presente. Io ti dico che tra un po' ti troverai un po' in un bivio tra il tuo ex, che comunque ancora non si toglie, ancora è presente, però questa nuova conoscenza. Tesoro, io ti dico che questa nuova conoscenza è molto importante, Positiva, molto eh? È positiva, sì. di più rispetto a Alex. Diciamo che non faccio confronti, però ti dico che la nuova conoscenza è molto molto positiva, Erika. Grazie, Un bacio, Erika. sei super Buon gentile, un bacio a te, buona amore. giornata. Ciao, tesoro. Un Ciao, bacione. ciao. Sì, le linee sono libere, lo 0773 493526. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao Monica, sono Maria della Puglia, Acquario. Maria? Maria. Allora, Maria, quanti anni hai? 51 dell'Acquario. 51? Puoi alzare un pochino la voce, Maria? Sì, lo so, guarda, perdonami, ma è il telefono che è un po' così, O basso, è ok, un po' si alza. 51 Acquario. Sì, voglio sapere di Luigi, che ne ha Sì? 35 dell'Ariete. Ripeti l'età? 35. Ariete. Guarda, Ok. dato che si è allontanato in questo periodo, potresti vedere gentilmente, dato che siete così precisi voi e sicuri di quello che dite, quando vedi un fidanzamento tra noi vero e proprio, Allora, come dire. la domanda alle carte, Maria, in questo caso è questa. Da quanto tempo non lo vedi? Mezzo mese. Allora, visualizzami bene bene Luigi. Non incrociare nulla, Maria. Ok, No, sono sedute. faccio la domanda alle carte, Maria. Luigi tornerà a far parte della vita di Maria? Come fidanzamento, io intendevo. Aspetta, Maria. Io chiedo alle carte se Luigi ritornerà a far parte della tua vita, però con decisione, relazione a 360 gradi. Va bene, Maria? Ok. Dammi uno stop, tesoro. Sinistra, centro, destra. Centro. Da 1 a 7. Te le sto aprendo, Maria. Te le sto aprendo, sì. Ascolta, Maria. Luigi, fondamentalmente. Eccolo qua. Sentimento lui verso di te, io non l'ho neanche chiesto, mi esce in automatico. Cupido in carta di cuori. Fedele, il messaggero in questo caso è lui che ti vuole parlare, ti deve parlare. Non ti sento, Maria? No, ho detto che bello. Vabbè, è bello quando escono queste carte, si chiamo. Ti deve parlare, eccolo qua, contatti verso di te, lui verso di te. Attualmente ha un po' di squilibrio perché fondamentalmente è lui quello che ha sbagliato, eh?
Quindi è lui quello che ha sbagliato, Maria. Cambiamento di posizione, lui verso di te, è lui che torna verso di te. Maria, tu in questo caso, vedendo queste carte davanti, tesoro, dovresti solo aspettare un pochino. Relazione a 360 gradi, eccola qua. Già vi vedo in famiglia, non a famiglia vostra convivenza, però già entrate a far parte delle vostre famiglie, capisci? Eccola qua. Tesoro, un tempo non te lo posso dare, però abbi fede a quello che ho davanti. Io ci credo Voilà. fermamente a quello che dici, però come pensi più o meno, Monica? I tempi te l'ho detto adesso, il tempo non te lo posso dare, però già mi esce tutto in stesura. Mi esce anche il sentimento, Maria, eccolo qua. Cupido. Cupido è amore, Maria. Eccolo, Monica, fedele? te l'ho detto prima, Maria. Fedeltà. Amore, le carte sono bellissime, no? Belle. Bellissime per ritorno a 360 gradi, però, Maria. Preparati. Quindi al 100%. Preparati Maria, sta per arrivare. Un bacio. Un Hai detto? bacione. Un bacio, sta per arrivare Maria. Ah, senti, perché si è allontanato, Monica? Perché Non ho capito. si è allontanato allora? Aveva un po' di squilibrio Maria. Libero Ah, vabbè. arbitrio. Amore, un bacio. Per Grazie, chiamare. Monica. Amore, ciao. Per chiamare Ciao, in ti voglio bene. privato. Anche Come? io. Sì, certo, ti Per voglio chiamare. bene, Monica. Ciao, ciao. Ciao amore, per chiamare in privato lo 0773 493525. Le linee sono libere ora per diretta Facebook numero 0773 493526. Buon pomeriggio, sono Monica. Buon pomeriggio, Monica, mi chiamo Serena. Serena, ciao Sì. Serena. Quanti anni hai? 36. 36. Il tuo segno zodiacale? Cancro. Cancro. La domanda alle carte, Serena. Allora, io avevo una storia con un uomo separato, anche io sono separata, da 3 anni e mezzo, dove mi ha lasciata. Volevo sapere se c'è un ritorno da parte sua o mi devo rassegnare. Ok, come si chiama lui? E Rocco, Rocco. 43 anni. Il suo segno zodiacale? Vergine. Vergine. Serena, segui me, Ok. eh? Allora, metti in mente bene bene Rocco, non incrociare nulla. Faccio la domanda alle carte, Serena. Va bene. Rocco torna a far parte della vita di Serena a 360 gradi. Dammi uno stop, Serena. Stop. Molto tranquilla, Serena. Ok. Tranquillissimo. Sinistra, centro, destra. Sinistra. Da 1 a 7 carte. 7. Hai già dei messaggi di Rocco, Serena? Come? Hai già Rocco ti messaggia? E oggi no, per niente. Oggi, però, contatti con Rocco ci sono. Fino a ieri sera sì, abbiamo pure litigato. Sì, a prescindere, però c'hai messaggi te con Rocco, quindi non è che è sparito Rocco, E eccolo no, mi qua. ha bloccata ieri e non ho fino a ieri sera, poi oggi zero. Allora, Non lo so. io ce l'ho in mano. Cupido in carta di cuori, questo è lui verso di te, eh? Lui è innamorato di te. Serena, io ti dico questo. C'è un cambiamento di posizione Rocco nei tuoi confronti, c'è un ritorno, è un po' altalenante lui, eh? Però, Serena, ti dico questo, c'è il ritorno di Rocco c'è
C'è anche lo sblocco social, eccolo qua. Però, Serena, vai un po' più con cautela con Rocco, perché Rocco si sente un pochino soffocato, tesoro, eh? Sì, Quindi, lo so, va troppo lo sai, addirittura. ecco, meno male, te lo stavo dicendo io. Per È quello troppo ti ho detto, addirittura. vai un po' con cautela, tesoro, perché si sente un pochino soffocato. Quando uno si sente soffocato, che cos'è? La È gelosia. stanca, sì. È la gelosia, tesoro. No, anche perché non c'hai motivo. Non c'è un'altra donna. Non, no. Perché Serena? No. Quando torna, perché torna, libera arbitrio, tesoro. Sii un po' più serena come il tuo nome verso Rocco, eh? Perché c'è un Ok. ritorno. Oggi non si è fatto sentire, però i messaggi ci sono continuativi, Serena, ok? Quindi lui non è che è sparito, lui c'è. Sta a te adesso un po' ammorbidire i messaggi, le chiamate, non lo soffocare, amore. Bene. C'è continuità. Un bacio, Serena. Un Grazie. Grazie, ricambio. Ciao. bacio, ciao. Ciao. Potete chiamare al privato al numero 0773. 493525. Ripeto, il primo consulto è gratis. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao Monica, sono Debora. Ciao Deborah. Quanti Senti anni Monica, hai, volevo 28? 28. Il tuo segno? Capricorno. Capricorno. Dimmi tutto, Deborah. Volevo sapere per un ritorno. Sì. Come si chiama lui? Nicola Turo. Quanti anni ha? 40. 40 anni. Ok. Deborah, concentrata bene bene su Sì. Nicola. Chiedo alle carte. Ritorno di Nicola. Nicola farà parte, ritorna a far parte della tua vita, però a 360 gradi, eh? Quindi una bella relazione. Vediamo le carte cosa rispondono, Deborah. Non Ok. incrociare nulla, tesoro. Dammi uno stop. Stop. Ok. Sinistra, centro, destra, Deborah. Sinistra. Da 1 a 7. Sette. Ascolta Deborah, qui c'è il sentimento di Nicola verso di te. Nicola fondamentalmente è innamorato. Eccolo, ce l'ho in mano, eh? Cupido in carta di cuori. Diciamo che questo vostro distacco sono dovute a incomprensioni, altalenanza, ci sono anche terze persone in mezzo, Io ho però c'è. saputo che lui sta con un'altra persona, non so se è vero. Terze persone di mezzo, io intendo anche quello che ti hanno Sì, riferito. familiare, sì. Eccola qua, donna di famiglia. Tesoro, diciamo che te l'hanno riferito, ma in questo caso devi constatarlo te se c'è. Io ti dico che non c'è, perché non mi esce una donna accanto a lui. No, mi esce lui col pensiero Siccome concentrato. l'hanno ufficializzato su Facebook, ecco perché. Allora, Facebook, io dico sempre questo perché poi è vero, eh? Facebook è un grande fratello. Ah, è Uno può vero. postare tutto il mondo, però poi alla fine, concretamente, cosa postiamo? Vita in diretta? No. Tesoro, Sì, questo è anche vero. pensiero concentrato in questo caso è la vostra stesura, eh? Verso di te. Eccolo qua. Quando meno te l'aspetti, contatti in arrivo. Ah, quindi non lo vedi molto lontano questo ritorno. No, in tempo io non te lo do, non te lo posso dare, però già mi viene in stesura con la domanda.
alle carte. Lui è solo, eccolo qua, tesoro. Solo e rimpianti verso di te. Se avesse un'altra donna, non mi uscirebbe questa carta assolutamente. Per Ok. dirti, se avesse un'altra donna accanto che lo rende felice, non mi esce questa carta. No, Senti, Monica, ti solo. posso chiedere un'altra cosa, se è possibile rispondermi? No, tesoro, una domanda perché siamo in diretta a No, se vedevi in Facebook. questa stesura il tuo Il ritorno, è ritorno, certo, ho positivo? detto, il ritorno c'è. C'è, Dico, è tesoro. positivo? Positivo, c'è anche il sentimento, eccolo qua. Ah, Cupido in carta ok. di cuore. Tesoro, non avere dubbi. C'è un ritorno. Va Non bene, ti gettare la spugna. ringrazio. Un bacione. Anche a te, ciao. Ciao tesoro. Potete chiamare in privato al numero 0773 49 3525. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao, sono Lina. Lina? Sì. Lina, ciao, quanti anni hai? 55 Ariete. Ariete. Sì, dimmi tutto, tesoro, come ti posso Volevo aiutare? sapere in amore se incontravo qualcuno. Sfera sentimentale. Ok, Lina, concentrata bene Sì. bene, eh? Non incrociare nulla. Faccio la domanda alle carte. Sfera sentimentale. Lina incontrerà qualcuno che la rende felice? Dammi uno stop, Lina. Sinistra, centro, destra. Destra. Da 1 a 7. 5. Lina, fai bene a rimetterti in gioco, eh? Perché come passato è un passato un po' burrascoso. Allora, Lina, ascoltami, eh? Io in stesura ce l'ho un uomo. L'uomo che in questo caso ti può rendere felice, eccolo qua. Questo uomo, tesoro, già ti ha vista. Pensiero concentrato verso di te. Contatto. Non ti ha contattato nessuno, Lina? No, Sotto forma di amico? nessuno. A breve, cioè, ti dico a breve perché mi esce come prima stesura, non ti do un tempo domani, dopodomani, ma ti dico tra le righe un po'. Dimmi. È una persona che conosco già, è una Sì, persona nuova. no, già lo conosci. Mi viene sotto forma di amico, però questo amico ti interessa come uomo. È lui che si fa avanti, eccolo qua. Vuole una presa con te, sfera sentimentale, eh? Però questo forse si è sposato, quello lì che dici te. No, non è sposato, tesoro. È libero. È libero. Probabilmente è separato, perché mi viene la donna accanto, però del passato. È separato. No, non è, non ha una donna accanto. No, è libero. Questo uomo già lo conosci, eh? È solo. Eccolo qui. Entro quest'anno, secondo te lo conosco. Diciamo che le mie carte possono arrivare da questo momento a 6 mesi, 7 mesi. Io già c'ho tutto in stesura. Non è che lo conosco. Allora, questo uomo tu già lo conosci. Questo uomo si farà avanti verso di te. Tesoro, io lo vedo positivo, eh? Fai mente locale alle tue conoscenze e a chi ti contatta. Eccoli qua. Va bene. Amore, un bacio grande, Anche per te. grande, Ciao, eh? ciao. Ciao Lina. Potete chiamare in privato al numero 0773 49 3525. Buon pomeriggio, sono Monica. Ciao, sono Laura. Ciao Laura.
Allora, io volevo sapere qualcosa di un uomo che diciamo che c'è da qualche tempo. Volevo sapere cosa prova nei miei confronti. Ok, Allora, io Laura, quando... Sì. Bianca 53 anni e lui Vergine 58. Come si chiama Laura? Roberto. La domanda alle carte? Voglio sapere cosa provo nei miei confronti. Sentimento lui verso di te. Ok. Sì, sì. Visualizzami bene bene Roberto. Non incrociare nulla, Laura. Sì. Ok. Quando sei pronta, tesoro, dammi lo stop. E io mi fermo. Dammi lo stop, okay. Laura. Ok. Ok. Sinistra, centro, destra. Destra. Da 1 a 7. 6. Fedeltà, gelosia. Fondamentalmente lui è solo. Laura. In che senso? Non ha nessuno oltre te. Sì. Questo dubbio che tu ce l'hai ben fisso. Sì, infatti. Non ha nessuno, anzi, te è anche un sospetto di una donna. Ma questa donna lui la vede una nemica addirittura. No. Ah, ho capito. Speranza di amarti ancora, Cupido in carta di cuori e il messaggero. Tesoro, lui vuole parlarti, sì, lui vuole parlarti, per l'unione, eccolo qua. Speranza di amarti ancora, ti sta sentendo un po' scivolare, Lui? Sì. Ah, sente che mi allontano? Sì. Ah. Sta vedendo un po', giustamente, se non ci sono i chiarimenti io dico quelli a voce, faccia a faccia però, non tramite un social. Certo. Che qua vedo anche il social, no. Il chiarimento una coppia la deve fare faccia a faccia. Che Quindi sia coppia... Ha paura di perdermi? Ha paura di perderti, sì. Mi sembra giusto. quindi, anche io, c'è un ritorno, c'è un ritorno tesoro. Quindi lascia perdere. Per ci sono i c'è amore, tesoro. Speranza di amarti ancora. C'è amore. Bello. Leva questo dubbio che tu hai. Non rovinare il rapporto per questo dubbio. E allora perché non si fa sentire? Non mi chiama. Si fa sentire perché tu hai. Perché non si fa sentire, tesoro? Perché tu l'hai un po' soffocato del tipo. No, no, io ho un po' dei problemi, mi aspettavo che mi chiamasse. Ok, tesoro, libero arbitrio, perché lui ti sta per contattare, non ti dico quando, però c'è un ritorno di lui. A te ti dico un po', vacci un po' piano, perché si è messo veramente paura che ti sta perdendo, Ah, e poi oltretutto a causa sua, se andiamo a vedere, però fai un po' chiarezza a causa sua, fai un po' chiarezza, però Laura, ti ripeto, incontro faccia a faccia, c'è il messaggero, dovete parlare però di persona. Quindi i sentimenti ci sono di fronte a questo? Sì, ci sono, sono pure belli, okay. Tesoro. Un bacio. Ok, grazie, ciao. Un bacio, amore. Ciao. Numero per chiamarmi in privato, lo 0773 493525. Il primo consulto è gratis. Buon pomeriggio, sono Monica. Buon pomeriggio, sono Maria Grazia. Ciao Maria Grazia. Quanti Ciao. Anni hai, Maria Grazia? Ho 50.
50. Il tuo segno zodiacale? Pesci. Pesci. La domanda alle carte, Maria Grazia, come ti posso aiutare? Sapere, sono single, vorrei sapere se ci sarà una persona. Ok. Maria Grazia, molto concentrata. Sì. Non incrociare nulla. Vediamo. Va bene. Se c'è un uomo che entra a far parte della tua vita, che ti renda un po' felice, eh? No, leviamo un po' che ti renda felice. Ok, Maria Grazia? Sì. Okay. Ok, perfetto, Monica. Dammi uno stop, tesoro. Stop. Sinistra, centro, destra. Sinistra. Da 1 a 7. 7. Maria Grazia, io ti dico sì. Questo, perché già sì. Ce l'ho in stesura. Non hai notato nulla nell'aria? In che senso? Vagamente, l'hai notata. Perché c'è un uomo, eccolo qua. Ah. L'amante amoroso sotto casa, questo uomo sta cercando... Ti dico questo perché tu hai notato sì. Probabilmente, però ti sì. Neghi un pochino. Sta cercando tra le righe di entrare a far parte della tua vita, diciamo con il parlare. Lui viene verso di te passetto per passetto. C'è la carta dell'Emeneo, in questo caso sì. È l'unione tra di voi. C'è anche la carta della fortuna. Pensa, Maria Grazia. Quando meno te l'aspetti... Diciamo che lui, lo vedo un po', adesso sta cominciando a venire verso di te, però in questo caso non vede il tuo, del tipo te che lo corrispondi, ok? Per te diciamo che viene sotto forma di amicizia, però in sì. Questo caso non è un amico. No, è quella persona che passetto per passetto ti fa capire... il suo interesse, il suo vero interesse, perché speranza sì. Di amarti, tesoro, eccolo qua. Fai mente no, locale. Ho un'amicizia con una persona, però non sapevo che lui era interessato a me. È interessato, tesoro. È interessato. No, non ha mai detto niente, quindi tiene la sua amicizia, lo tiene tantissimo, certo, però certo. Non mi ha mai detto niente. Adesso si fa avanti, eh? Amante amoroso sotto casa è questo. Diciamo, lui è già sì. Presente nella tua vita. Solo che lo vedo, come ti ripeto, sotto forma di amico. Viene sì. In amicizia, però fondamentalmente, tesoro, vorrebbe qualcosina di più, eh? Qualcosina e lo vedo, lo vedo positivo. Ah, sta aspettando bene. Anche un po' del tuo, quello che ti ripeto. Sì. Contattalo pure te, eh? Va bene. Perché okay, questo uomo non ti dispiace. Ah, no. Che è una persona diciamo tranquilla, buona. Sì, perché so. ho avuto un passato. L'ho visto. Molto turbolento. Ho avuto. L'ho visto, delle amore. Persone sbagliate. Tranquilla. Persone sbagliate. L'ho va visto. Bene. Un bacio grande, amore. Un bacio amore. Anche a te, ci sentiamo, Monica, grazie. Ciao, tesoro. Ciao, ciao Maria, grazie. Ciao, Monica, un bacio. Ciao e grazie a te. Ciao. Sì, la trasmissione finisce qui. Le dirette con le vostre telefonate tornano domani alle ore 10 con il mio collega Davide. Un bacio al mio collega. No, un bacio che io adesso vado nel studio. Ah, sì. C'era sono dimenticato un pezzo. Sì. Allora. Un attimo solo. Va. Allora, tra un pochino vado nel mio studio. Vi aspetto con le vostre chiamate. Io sono lì per voi. Ripeto un attimo il numero per chiamarmi in privato, lo 0773 493525. Il primo consulto è gratis. Un bacio da Monica e da Cartomanti Europei. Vi aspetto.